Allora, buonasera dalla palestra Gramsci Keynes di Prato, quest'oggi sede della gara della 20ª giornata del campionato di Serie A1 di pallamano femminile, che mette di fronte le padrone di casa della Touché Gruppo F Prato e l'AC Lifestyle Erice. Dicevamo, terz'ultima giornata della fase regolare. C'è intanto il fischio d'inizio dei direttori di gara, che sono i signori Rim e Ploteger. Partita ha avuto inizio in questo istante. Andiamo a leggervi le formazioni delle squadre. La Touché Gruppo F Prato in maglia grigia, con la numero 3 Svigac, la numero 5 Martina Micotti, la 6 Amerighi, 7 Gurra, 8 Borrini, 9 della Maggiora, 10 Nicolai, 12 Blai. Frattanto seguiamo questa azione offensiva con la rete, con la marcatura del numero 15 Pugliara. Che porta in vantaggio la squadra siciliana. Continuiamo la lettura: numero 15 Barbieri, 17 Rossi, 18 Iamo, 20 Rossi Viola, 25 Ucchino, 44 Felet, 88 Davossa. L'allenatrice Valentina Megli. La squadra siciliana in maglia nero-verde. Frattanto tiro stoppato, contropiede dell'Erice con la numero 17 Gorba Tosciova, che va a realizzare. Palla persa ancora da Prato in attacco. Può ripartire la formazione dell'Erice con la francese Con. 2-0 dopo 1:40 di questo primo tempo. Vi leggiamo anche la formazione della squadra siciliana: numero 1 Masson, 9 Coppola, 10 Tarbuc, 13 Basolu. Tanto la conclusione sotto mano di Econ, che va a realizzare il 3-0. Ci sono ora due minuti inflitti alla numero 19 Terenziani. Due minuti per questo fallo su questa ripartenza del Prato. Continuiamo la lettura della formazione dell'Erice: 14 Cozzi, 15 Pugliara, 16 Gorba Tosciova, 19 Terenzani, 12 Farisè, 23 Benincasa, 24 Iacovello, 33 Landi, 81 Storzuk. Frattanto seguiamo Iamu, la traversa colpita dalla numero 18 del Prato. La numero, dicevamo, 81 Storo Zuc, numero 93 con l'allenatrice è Margherita Conte. Ancora possesso di palla per la formazione siciliana, che ricordiamo occupa il terzo posto in classifica con 28 punti, mentre la Touché Prato si trova in zona playout a quota 12. Seguiamo ora l'azione d'attacco, la penetrazione e la rete della numero 17 Gorba Tosciova. Palla dentro per Micotti, c'è il fallo, si ripartirà con i 9 metri in favore della squadra di casa. Da Ucchino, Iamu, Rossi, lo scambio, lancio troppo lungo sull'ala per Borrini, la palla si perde al lato. Rimessa laterale per la formazione siciliana, che può ripartire. Se ne sono andati 3 minuti e 30 di questo primo tempo, con parziale di 4-0 per la formazione siciliana. Ora palla lunga recuperata da Blai, lancio per Borrini, la penetrazione di Borrini che va a realizzare. Contropiede Prato, lancio di Blai, è andata a pescare la liberissima Borrini, che dall'ala è andata a realizzare il primo gol per la Touché Gruppo AF Prato.
La squadra siciliana, dicevamo, è terza in classifica con e c'è la rete ora di Econ, il suo secondo gol personale. Dicevamo, squadra siciliana al terzo posto con 28 punti, che cerca qui a Prato la vittoria che darebbe la sicurezza matematica dei playoff, mentre la squadra pratese è ormai condannata a disputare i playout. Manovra Svigac, Iamu dentro per Rossi che non controlla, palla recuperata, Svigac anticipa l'avversaria e manda al lato, c'è cioè la rimessa dell'Erice in attacco. Terenzani, ancora la numero 19 in posizione di playmaker, palla all'ala, penetrazione, c'è il fallo e c'è i 9 metri per l'Erice. Tarbuk e con no, c'è infrazione di passi, il gol viene annullato, può ripartire Prato, il lancio di Blai per Svigac, penetrazione, c'è la parata di Masson, azione personale di Svigac che si era presentata davanti al portiere Masson, ma l'esperto portiere dell'Erici, ricordiamo classe 1978, ha respinto la conclusione di Svigac. Il punteggio resta sul 5-1 per la formazione siciliana. Ora il tiro dalla distanza della numero 19 Terenzani, parato da Blai, riparte la touche, Svigac per Borrini, Svigac ora Rossi all'ala per, non controlla Borrini, palla che si perde al lato, rimessa delle siciliane che possono rimpostare questa nuova azione offensiva, però palla persa all'angolo dalle ragazze siciliane e può ripartire la touche gruppo F Prato, che manovra con Iamu, Svigac, Rossi, ancora Iamu, palla deviata, si perde al lato, c'è ancora la rimessa per Prato e perde palla la Svigac, gli scivola la palla di mano e finisce al lato, palla recuperata dalle siciliane, palla dentro per la numero 10 Tarbuk, c'è la bella risposta di Beatrice Blai che va a respingere di piede la conclusione a botta sicura della numero 10 dell'Erice. Erice che manovra ancora in fase di attacco. Ecco Terenzani, poi la penetrazione e ancora la respinta di Beatrice Blai, poi c'è il fallo di Pugliara, si può a ripartire, doppia parata di Beatrice Blai in queste ultime battute di gioco. E ora la squadra pratese a manovrare, Svigac, Ucchino, Iamu, ancora Svigac dentro per Margherita Rossi, tenta il pallonetto ma non si fa sorprendere Masson. E dall'altra parte va a realizzare il numero 14 Cozzi. Sei a uno per le siciliane il punteggio dopo 9 minuti di gioco. E ora Prato a manovrare. Rossi, Svigac,
all'ala per Borrini, rimette all'indietro per Rossi, Iamu, ancora Rossi, Svigac, finta e poi va a realizzare la Svigac. Primo gol per la ragazza croata della Tusce Prato. Sei a due il punteggio per Erice, che ora manovra la conclusione alta del numero 17 Gorbatosciova, e dall'altra parte c'è l'anticipo, rimessa laterale per la Tusceggia effettuata. Rossi, Svigac, Borrini, Rossi per Iamu, penetrazione e rete di Charity Iamu, che dimezza lo svantaggio, 3 Prato, 6 Erice, quando se ne sono andati 10 minuti e 30 di questo primo tempo. Ricordiamo, sfida valida per la terz'ultima giornata del girone di andata. Manovra Erice. Penetrazione, c'è il fallo e ci sono i due minuti per Charity Iamu. Due minuti per Charity Iamu. Superiorità numerica per le siciliane. C'è il fallo, c'era il tiro, l'arbitro ha ravvisato un fallo in area sulla numero 93. E c'è il tiro di rigore dai 7 metri per la formazione siciliana. Dai 7 metri Terenzani che va a realizzare. Va a realizzare la numero 19 Terenzani, il tiro dai 7 metri. Prato che ora gioca senza portiere, è entrata Melissa Gurra. Svigac alla finta, c'è il fallo. Prato che è in inferiorità numerica, la fase d'attacco la gioca con 6 giocatrici, però no, rientra, c'è il fallo su Margherita Rossi e c'è il tiro dai 7 metri per la formazione allenata da Valentina Megli. È la numero 3 Svigac che va a tentare la trasformazione del tiro di rigore, la finta e poi la rete di Svigac. Aveva intercettato il portiere Masson, ma la palla è finita ugualmente in rete. E ora dall'ala la parata, ancora la parata di Beatrice Blai sulla conclusione di Pugliara dall'ala. Finora 3 interventi decisivi del portiere pratese. Svigac per Margherita Rossi, Gurra. Però c'è un passaggio sbagliato, ne approfitta Erice, va in contropiede, va a realizzare la numero 10 Tarbuk. Palla persa in attacco dalla Tusce Prato. E implacabile la formazione siciliana in contropiede. E ora c'è il time out, crediamo chiesto dalla panchina pratese. Se ne sono andati 13 minuti e 35 secondi
di questo primo tempo, con l'Erice che è in vantaggio per 8-4 in questa che è l'ultima sfida di giornata di questa ventesima giornata di campionato. Le altre gare giocate nel pomeriggio hanno visto il successo del Brixen su Tirol sul Teramo per 31-24, la vittoria di Mezzocorona per 20-19, quindi Mezzocorona si avvicina a Prato, sale a quota 11 in classifica, la vittoria poi di la Pontinia su Ferrara per 32-22, la vittoria sofferta almeno nel punteggio di Salerno sul campo della penultima in classifica Mestrino per 28-29. Non abbiamo ancora il risultato di Cellini Padova Casalgrande. Torniamo qui dopo il time out dalla palestra Keynes di Prato con la Touché Gruppo F in possesso di palla. È tornata la parità numerica. Yamu è rientrata dopo i due minuti. Margherita Rossi, Yamu Rossi, c'è il fallo sulla numero 17, già battuta la punizione dai 9 metri. Svigac all'ala per Borrini, ancora Svigac, il passaggio per Borrini viene intercettato, riparte il contropiede, la Tarbuk va a realizzare il suo secondo gol personale e riporta a più 5 la formazione siciliana. Manovra la squadra pratese, Margherita Rossi, Svigac, Ucchino, Yamu, Yamu, penetrazione, va giù e ci dovrebbero essere i due minuti inflitti alla numero 17 Gorbatosciova. Due minuti per l'atleta estone. Quindi ora Prato manovra in superiorità numerica. Yamu all'ala per Micotti. La parata ancora di Masson. E può recuperare palla la formazione dell'Erice. Perde palla la formazione siciliana, può ripartire Prato che ora è in superiorità numerica. Svigac fa tutto da sola e va a realizzare la classe 98 croata arrivata a gennaio, e se non sbaglio proprio dall'Erice, anche se lei giocava poi in un'altra squadra siciliana di Serie A2 nel Pacheco. Manovra ora Erice, Eon va a realizzare, ecco, realizza il suo terzo personale, mentre dall'altra parte Borrini va a realizzare il suo secondo gol personale. Manovra Erice, Terenzani, ecco, palla persa, contropiede per Martina Micotti,
che è costretta. Palla per Margherita Rossi. Non è stato possibile finalizzare il contropiede, la palla era piuttosto larga. Ha dovuto... E ora Martina Micotti che va a realizzare il suo primo gol personale. L'ala del Pratese Prato, che ora Touché Gruppo F Prato, che accorcia, si porta a meno 3. Formazione pratese che ha approcciato bene la gara, a parte l'inizio, subito il 4-0 in favore di Erice all'inizio. C'è un'infrazione, palla recuperata da Prato, però sbaglia, c'è un errore. Nella battuta della punizione, nello scambio tra il portiere Blai e Margherita Rossi, ha intercettato palla, è stata brava a rubare palla la numero 93, che è andata a realizzare a porta vuota. Peccato per questa disattenzione delle ragazze pratesi, che avevano l'opportunità di andare sul meno 2. Traversa sul pallonetto di Margherita Rossi e può ripartire la formazione siciliana, che è in vantaggio di 4, 11-7. Intanto ora l'allenatrice dell'Erice, Margherita Conte, va a chiedere il time out quando siamo al 19° minuto di questo primo tempo, che vede Erice in vantaggio per 11-7, ma una Touché Gruppo F Prato che comunque sta disputando una buona partita. Ricordiamo che per la formazione pratese queste ultime partite devono servire per prepararsi al meglio alla disputa dei play-out per la salvezza. Le ultime due partite vedranno la formazione pratese il 22 aprile sul campo del Teramo e chiudere il 29 aprile in casa con il Brixen su Tirol. Dopo il time out richiesto dalla panchina siciliana si riparte con le ragazze in maglia nero-verde a manovrare. Ecco, all'ala per la numero 14, che mette però palla nel mezzo, ma c'è un'infrazione della numero 10 Tarbuk, che aveva già i piedi dentro l'area, quindi fermata l'azione, vanificata l'azione delle siciliane. E ora è Prato a manovrare. Svigac, Rossi, Iamu va a realizzare, però il gioco era fermo, gli arbitri hanno fischiato la punizione. Si riparte dai 9 metri. Iamu, Rossi perde palla, però c'era stato il fallo. Si ripartirà dai 9 metri, da Ucchino a Rossi. Ucchino, Svigac, Iamu, Rossi, dentro per Ucchino che non controlla, però c'è il fallo su Margherita Rossi, che ha preso un colpo alla bocca, se non andiamo errati, un colpo al viso. Ha preso un colpo
sotto la bocca. È costretta ad uscire per farsi medicare, ha preso un colpo al mento. Margherita Rossi, che ora è curata dai sanitari, il gioco è fermo. C'è un'ammonizione. In casa Prato si chiedevano i due minuti per il fallo, l'arbitro non hanno ravvisato la penalità dei due minuti per il fallo su Margherita Rossi, che è costretta ora fuori dal campo. È subentrata in campo della Maggiora mentre c'è passivo e Prato deve andare al tiro. C'era passivo, bisognava andare al tiro. E torna in possesso palla la squadra di Erice, che ora manovra in avanti. Gorbatosciova, ecco, ancora la francese, il tiro ribattuto ancora da Beatrice Blai. Sbaglia il passaggio Svigac, riperde palla però Erice, ma c'è il fallo e poi c'è la rete del numero 17 Gorbatosciova, il suo terzo gol personale per l'atleta di nazionalità estone. 12 Erice, 7 Prato, che ora manovra dentro per Ucchino, che in posizione di pivot va a realizzare. Prato resta sempre lì, ancora a meno 4. Storozuk, ecco Storozuk, ma c'è un'infrazione, palla recuperata da Prato, lancio per Beatrice Borrini e la parata, ancora una parata del portiere Masson, che finora è stata autore di un paio di interventi importanti. Il lancio in contropiede per Borrini, che si è presentata dall'ala davanti a Masson, che ha respinto la conclusione dall'altro lato. Il tiro di Eco, quinto personale per l'atleta francese. Dall'altra parte Ucchino va a realizzare Ucchino, però ci sono due minuti per Eco. Allora, c'è stato il gol della Ucchino e poi c'è i due minuti per Eco. Si chiedeva perché è stato un fallo su un atleta non in possesso di palla. Recupera Iamu, riparte Svigac per Iamu e perde palla, non controlla Charity Iamu e la palla sfila via dalle mani della ragazza pratese e finisce tra le braccia del portiere Masson, che può rimpostare. Un altro errore in fase d'attacco,
Ancora un altro errore questa volta da parte dell'Erice, che perde palla, rimessa laterale Prato che può ripartire. Frattanto è rientrata anche Melissa Gurra, che ora appoggia su Svigac. Ancora lo scambio con Gurra all'ala per Micot, per Della Maggiora. Yamu dentro per Ucchino, che però non controlla. Contropiede di Gorbatosciova, che va a realizzare. Siamo già dall'altra parte con Svigac per Ucchino, ma c'è il fallo. E 9 metri per la Touché. Gurra, Svigac, Yamu, Della Maggiora, il palo dopo la deviazione del portiere. E può ripartire la formazione siciliana. Rientra dopo i 2 minuti la numero 93, Eco. La rete realizzata dal numero 81 Storozuk. Prima rete personale per l'atleta con la maglia numero 81 dell'Erice. E ora Prato a manovrare dentro per Ucchino. C'è il fallo, il tiro dai 7 metri. Tiro di rigore per Prato. Svigac contro Masson. E c'è la rete di Svigac, quarto gol personale per l'atleta croata, migliore marcatrice in casa Prato. Tre minuti e mezzo alla fine del primo tempo, palla dentro per la numero 10, Tarbuk, che va a realizzare. Dentro per Ucchino, palla recuperata da Gorbatosciova, lancio lungo per Coppola che va a realizzare. Vai, vai. 10 Prato, 17 Erice, massimo vantaggio finora in questo primo tempo per la formazione siciliana, più 7. Yamu, Gurra, fermata a 9 metri Prato. Rossi, Viola, però c'è infrazione di passi e può ripartire Erice, che in questo finale di primo tempo ha allungato. La partita è sempre stata con le siciliane in vantaggio, insomma, intorno sempre ai 4 gol, e ora c'è il massimo vantaggio di più 7 e con possesso di palla. Il tiro di Eco ribattuto, si riprenderà con la rimessa dall'angolo per le siciliane. Palla dall'altra parte, torna anche la parità numerica. Tiro parato, ma gli arbitri ravvisano il fallo, difesa in area su Gorbatosciova, e c'è il tiro dai 7 metri per l'Erice, è il numero 93 Oko, che va a realizzare. Sesto gol per la ragazza francese, che è la miglior marcatrice dell'incontro.
Yamu, Svigac, Gurra, Ucchino, Yamu, va giù, c'è il fallo, 9 metri per Prato, Ucchino, Yamu, Svigac, tiro che si perde al lato, non c'è fallo, contropiede per Coppola che va a realizzare. Più 9 quando mancano 30 secondi. C'è stato un break in questa parte finale del primo tempo della formazione dell'Erice, che ora riconquista palla. E va a realizzare la numero 81, Korzuk. Korozuk, e si chiude questo primo tempo con un più 10 per la formazione dell'Erice, 10 Prato, 20 Erice, con la formazione siciliana che proprio negli ultimi minuti del primo tempo ha fatto un break, se non sbaglio, di 5-0 che gli consente di arrivare all'intervallo con un più 10, un passivo un po' forse troppo pesante per la formazione pratese, che nella prima parte, diciamo che per tre quarti di primo tempo, si era mantenuta sui 4-5 gol dalla formazione dell'Erice. Allora, qui dalla palestra Keynes è terminato il primo tempo con le siciliane in vantaggio per 20-10 e noi ci risentiamo fra una decina di minuti per il secondo tempo qui da Prato. Linea allo studio.
Allora, torniamo in collegamento qui dal palazzetto della scuola Gramsci Keynes di Prato. Siamo nell'intervallo di questo primo tempo che vede l'Erice in vantaggio per 20-10. E con la formazione siciliana che ha allungato con un parziale, se non erro, di 5-0 negli ultimi tre minuti di questo primo tempo. Formazione siciliana che è terza in classifica a quota 28. E i risultati della giornata che si è disputata, questa è l'ultima partita, forza ragazzi, su ora! Che ha registrato le vittorie della capolista Salerno a Mestrino per 29-28, quella del Pontinia con il Ferrara per 32-22 e del Brixen in casa con il Fanalino di Coda Teramo per 31-24. Frattanto anche il Cellini Padova, che giocava alle ore 20, ha superato di 10, 30-20 il Casalgrande. Mentre torniamo qui in cronaca diretta a seguire la partita, Svigac dall'ala, palla troppo lunga che si perde sul fondo, e quindi una classifica che vede Salerno 37, Pontinia 32, Erice 28, che probabilmente salirà a 30, Brixen 29, Cellini Padova 25, Cassano Magnago 22, Casalgrande e Ferrara restano a 16, il Prato è a 12, si avvicina al Prato il mezzo corona nella zona playout a quota 11 grazie alla vittoria della formazione trentina sul campo del Cassano Magnago, in casa con il Cassano Magnago per 20-19. Mestrino resta a 6, il Teramo ultimo a 4, e il Teramo sarà proprio l'avversario della Touché Prato alla ripresa del campionato dopo Pasqua, anzi il 22 aprile per l'esattezza, nella penultima giornata. Recupera palla Prato che può ripartire, e però la perde Iamu, sbaglia il passaggio, palla riconquistata dalla numero 81 Storozuk. Ora naturalmente non ha fretta di accelerare i tempi la formazione dell'Erice. Il tiro, c'è però sfondamento di Ecco, e può ripartire Prato con Svigac, Iamu, però anche qui un'infrazione di passi, può ripartire il contropiede e la rete della numero 17 Gorbatosciova. Quinta gol personale, ancora un errore in fase d'attacco e può ripartire Erice che va a realizzare Coeco, settimo gol personale. Troppi errori, sale a più 12 la formazione dell'Erice. Prato in questo secondo tempo ha sbagliato tre azioni offensive, ha perso palla. Vediamo se questa volta c'è il fallo su Iamo. Svigac all'ala per Rossi Viola che va a realizzare il gol dall'ala della numero 20 Viola Rossi. Riparte Erice che giustamente non ha fretta di forzare i tempi, fa girare palla la formazione siciliana. Ecco, dentro per la numero 10 Tarbuk che guadagna la punizione dai 9 metri.
Gorbatosciova, Tarbuk, c'è ancora 9 metri per Erice. Ecco all'ala per la numero 13 Basolu, che va a realizzare. E ora manovra la Touché. Gurra, Svigac, all'ala per Viola Rossi, il palo esterno e la palla finisce fuori. Può ripartire Erice. Tanto ricordiamo che nelle file del Prato è entrata in porta Elena Felet e in quelle dell'Erice la numero 24 Iacovello. E ora Erice, il tiro di Basolu che questa volta termina a lato. Può ripartire la Touché gruppo F con Svigac, Gurra, l'ala ancora per Viola Rossi che va a realizzare il suo secondo gol personale dall'ala. Mentre dall'altra parte tiro fuori di Gorbatosciova. Ora in fase d'attacco gioca all'ala Viola Rossi, mentre in fase difensiva entra Virginia Occhino. Seguiamo ora l'azione offensiva della Touché. Yamu, il tiro di Yamu, la parata di Iacovello, palla recuperata dalla formazione dell'Erice che può ripartire. Lo scambio tra Gorbatosciova e Storozzu. Ecco. E poi la rete in posizione di pivot del numero 9 Coppola. Mentre dall'altra parte Svigac, Gurra, fermata, 9 metri per Prato. Già battuto, ma gli arbitri fanno ripetere. Intanto è entrata anche la numero 13 Sandroni in posizione di pivot. Yamu traversa, ma c'è il fallo sulla giocatrice numero 18 del Prato. Ancora 9 metri. Svigac, Gurra, Yamu, penetrazione in rete di Yamu, secondo gol personale per Yamu. E il punteggio dopo 7 minuti e mezzo della ripresa è 13 Prato, 24 Erice, più 11 per la formazione siciliana. Che ora manovra, ecco, palla dentro recuperata da Felet che può far ripartire Svigac, Gurra e il gol di Svigac, quinto personale per la ragazza classe 98 della Touché, finora miglior marcatrice in casa Prato con 5 reti. Ecco, palla dentro recuperata da Ucchino, non può partire il contropiede, parte ora Svigac, Gurra, dentro per Sandroni, viene buttata giù, c'è fallo, 9 metri Prato. Svigac, Gurra, Svigac, Yamu, lo scambio.
Palla dentro per Sandroni che non controlla, palla troppo lunga. Palla può ripartire Erice. Storozuk. Ancora Storozuk, ecco dall'ala. Poi dentro c'è il fallo di Sandroni, ci sono anche 2 minuti per Sandroni. E c'è il tiro dai 7 metri per Erice, se ne incarica la numero 81 Storozuk. La parata di Felet, che neutralizza il tiro dai 7 metri e può ripartire Prato. Esce Elena Felet per permettere alla Touché di giocare con sei giocatrici di movimento. Ricordiamo, Prato ora in inferiorità numerica per i 2 minuti inflitti alla Sandroni. Svigac, Gurra, perde palla ma c'è fallo. 9 metri Prato. Ucchino per Svigac. Palla persa da Prato. E può ripartire con il contropiede e il gol realizzato da Coppola. Che riporta Erice a più 11. Jamu, Svigac, Gurra, Ucchino, Jamu. Dentro, però la palla non arriva alla Ucchino. Palla troppo difficile da controllare, la recupera Erice che può rimpostare. Non velocizza più le azioni e la formazione siciliana, che non ha nessun interesse a forzare il gioco. Palla dentro, intercettata da Jamu, palla recuperata da Felet e può rimpostare ancora Prato. Torna la parità numerica. Svigac dentro per Gurra, all'ala per Viola Rossi, para e poi Ucchino va a realizzare. Parata di Iacovello, palla però è tornata tra le mani di Ucchino, che non ha avuto difficoltà a infilare la porta di Iacovello, portando la Touché a meno 10, 15 Touché, 25 Erice al 12° del secondo tempo. Manovra Erice, c'è però sfondamento. Manovra Prato in attacco, fermata Gurra, 9 metri. Svigac, il palo, Sandroni e sbaglia. Palla recuperata da Sandroni che non trova la porta. Peccato. Si resta sul più 10 per Erice dopo 13 minuti di questo secondo tempo. È entrata anche la numero 22 Farisè e ora c'è il tiro di Coppola, ma c'è il fallo, la difesa in area e il tiro dai 7 metri
per la formazione siciliana. E va alla numero 19 Terenzani, dai 7 metri va a realizzare Terenzani il suo secondo gol personale. Yamu Svigac, palla troppo lunga all'ala su Borri, su Barbieri, la palla si perde al lato e può ripartire la formazione nero-verde. Eco Farise, palla dentro per Coppola in posizione di pivot, liberissima, va a realizzare. Fermata l'azione di Prato. Frattanto c'è il time out richiesto da Valentina Megli. 14:35 della ripresa, con un più 12 per Erice, 15 Prato, 27 per la formazione siciliana. L'allenatrice pratese sta dando disposizione alle sue ragazze. Terminato il time out, si rientra in campo. Riprende il gioco con Borrini, lo scambio con Svigac. Azione della Touche, Yamu, penetrazione in rete di Yamu. Terzo gol per Charity Yamu e va a realizzare Eco, e però ci sono anche 2 minuti a Beatrice, sono stati 2 minuti quindi Prato ora in inferiorità numerica. Manovra ora Prato, Sandroni, Yamu, Borrini, Svigac, dentro, palla recuperata dal portiere, va a realizzare Coppola, palla persa in attacco da Prato e ancora in inferiorità numerica, quindi è uscito il portiere Felet per giocare con tutte le giocatrici di movimento. Yamu, Micotti, Yamu, il tiro di Yamu parato da Iacovello, non c'è fallo. E può ripartire Erice, che ha il massimo vantaggio di più 13.
16-29. Palla persa recuperata da Svigac, che va a realizzare il suo sesto gol personale, la Svigac. Storozzu, Farisè, ancora la numero 81, palo, recupera palla Prato, riparte Borrini che va a realizzare Beatrice Borrini. Accorcia Prato e c'è il time out, questa volta richiesto dalla panchina dell'Erice, che conduce di 11, ha accorciato ora negli ultimi due azioni di gioco Prato. L'allenatrice della squadra siciliana ha chiamato time out. Siamo al 17:30 di questo secondo tempo. Con Erice che conduce per 29-18, più 11 per la formazione siciliana, che ha avuto un massimo vantaggio fino a questo momento della partita di più 13 un minuto fa. Si riparte con le ospiti in possesso palla. Terenzani, Gorbatosciova, Terenzani, tiro alto della numero 19 dell'Erice, e può ripartire Prato con lo scambio tra Gurra e Meiamu, però palla intercettata da Gorbatosciova che va a realizzare il suo sesto personale. Non possiamo regalare anche queste palle alla formazione siciliana, che è già di per sé superiore, e si ritorna sul più 12. Gurra perde palla, ma questa volta c'è fallo, il tocco di piede. Già battuta la punizione da 9 metri. Iamu, Gurra, il tiro di Borrini fermato fallosamente, si riparte dai 9 metri. Sandroni, Melissa Gurra finisce per perdere palla, parte il contropiede e va a realizzare la numero 15 Pugliara. Si sbaglia troppo in fase d'attacco per quanto riguarda le ragazze pratesi. Si ritorna sul più 13 per Erice. Borrini, tiro alto, non c'è deviazione né fallo secondo i direttori di gara, e può ripartire Erice. Quando siamo a 10 minuti dalla fine della partita, Terenzani, palo, palla riconquistata da Gurra, può ripartire Iamu, Gurra, Borrini,
il tiro di Borrini. Vede il fallo il direttore di gara, si ripartirà da 9 metri per Prato. Burra dentro per e poi il tiro fuori di Gurra, contropiede, lancio e la numero 17 Gorbatosciova a realizzare il settimo gol personale, più 14. Lancio lungo, la palla sfila via e c'è il gol di Gorbatosciova dalla propria metà campo. Massimo vantaggio per Erice, più 15, 18 Prato, 33 per la formazione siciliana. Stanno sbagliando troppo ragazze pratesi. Iamu dall'ala per la numero 15 Barbieri, tiro parato, può ripartire ancora Erice. È in pieno controllo naturalmente della partita. Entra ora anche la numero, rientra la numero 13 Basolu, va a giocare, da un po' spazio a tutta la rosa, palla che si perde al lato, la recupera però secondo il direttore di gara non è stata battuta dalla posizione esatta. Borrini a Svigac, dentro per la rete di Sandroni, dentro per la rete di Sandroni. Out richiesto da Margherita Conte, l'allenatrice dell'Erice, quando mancano 6 minuti e mezzo alla fine della partita, con Erice in vantaggio con un più 14, 19 a 33. Prato che è stato, ha tenuto bene il campo per quasi tutto il primo tempo contro, lo ricordiamo, un avversario che è terzo in classifica, un avversario di caratura superiore rispetto naturalmente alla formazione della Tusci Prato. La formazione siciliana con questi 2 punti che sta conquistando qui al Pala Keynes di Prato, sono 2 punti che valgono la matematica certezza dei playoff, e poi ci sarà da verificare in queste ultime 2 partite la eventuale posizione. Attualmente le siciliane occupano il terzo posto della graduatoria. Palla sull'ala, va al tiro, c'è il fallo, 9 metri per Prato, scusate, per Erice. Tiro fuori della numero 81
Torozuk. L'altro nelle file del Prato, è entrata anche la numero 10 Nicolai. Anche Valentina Megli sta un po' facendo ruotare tutte le sue ragazze, anche Viola Merighi. Svigac, Borrini, e ci sono due minuti per la numero 22 Farisè. Due minuti per la numero 22 Farisè. Si riparte da 9 metri per la Touche, Amerighi, Svigac, Borrini. Svigac, il tiro fuori della numero 3 della Touche. Entra anche il numero 88 della Maggiore, Davossa. Manovra Erice, palla dentro per Coppola che si gira in posizione di pivot e va a realizzare il suo settimo gol personale, se non abbiamo sbagliato i conteggi. Borrini, tiro ribattuto, può ripartire Basolu. E tiro alto della numero 13 Basolu. Riparte Prato, 4 minuti al termine. Borrini, Svigac, Amerighi. E il tiro ancora di Sviga c'è fuori, non c'è fallo. E lancio lungo, troppo lungo, si perde sul fondo, può recuperare il portiere Felet e rilanciare per Borrini, Amerighi. La Touche può rimpostare questa azione offensiva. Amerighi, Svigac all'ala. C'è il fallo su Barbieri. Sandroni dai 9 metri per Borrini e c'è time out, questa volta richiesto da Valentina Megli. Quando mancano poco più di 3 minuti alla fine della partita, con più 15 per l'Erice, 19 a 35. 19 a 34, scusate, al 27esimo, 26 e 52 per l'esattezza. Battute finali di questa partita, queste partite che devono servire alla squadra pratese per preparare la post season, vale a dire i play-out, dove la squadra allenata da Valentina Megli si giocherà la salvezza, che era un po' l'obiettivo già ad inizio stagione per la formazione pratese, che ricordiamo per la prima volta ha raggiunto la massima serie, è una neopromossa matricola del massimo campionato di Serie A1 di pallamano. In queste ultime due partite dovrà cercare di mantenere la miglior posizione nella griglia play out. Seguiamo ora Amerighi, fallo 9 metri, Sandroni per Svigac, il tiro, il palo colpito da Svigac
e può ripartire Erice. Manovra la formazione siciliana. Farisè, palla non controllata dalla numero 19 Terenzani, però sbaglia anche dall'altro lato Prato con questo lancio lungo. Siamo oramai alle battute finali, 2 minuti al termine con un più 15 per l'Erice, che con questi 2 punti, come dicevo in precedenza, ha la certezza matematica dei playoff. Palla dall'ala, va a realizzare la numero 15 Pugliara, mentre dall'altro lato dentro sbaglia Svigac, e contropiede per Farisè che va a realizzare. Farisè, primo gol anche per la numero 22 dell'Erice. Poco più di un minuto al termine. Il tiro e la rete di Borrini. La rete di Borrini. Ultimi secondi di gioco, con possesso di Erice. La rete del numero 22 Farisè. E ora ci sono 20 secondi per andare al tiro per Prato prima della sirena finale. 15 secondi, Borrini, la penetrazione di Borrini e la rete di Borrini, quinta rete personale. C'è il tiro e arriva anche la sirena finale. Si chiude la partita qui alla palestra del Gramsci Games di Prato con la vittoria di Erice per 37-21 più 16 per la formazione siciliana, che con questi 2 punti è matematicamente nei playoff, mentre il Prato dovrà giocarsi la salvezza, che era quello l'obiettivo della formazione pratese, attraverso i playout. Ci saranno altre 2 partite alla fine del campionato, si riprenderà il 22 aprile dopo Pasqua, con la penultima giornata con il Prato che andrà a far visita al Teramo. Chiudiamo qui dal Gramsci Keynes, un saluto da Roberto Nardi e vi diamo appuntamento ai prossimi appuntamenti con la palla a mano su Eleven Sport.